Di sistema tutto va bene. Ciao. Buongiorno Coricine, noi siamo troppo vicino. Non so, un po' storto, io sono, devo stare qua vicino a te, non, per farmi vedere, mi vuoi tagliare fuori dal video. Ascolta, intanto, visto che si tratta delle patate, adesso le schiacci per bene e io intanto faccio il pollo. Sono aperto le patate, ragazzi, a me piacciono molto le patate. Abbiamo già capito. Ok. Okay. Quindi? Non ci si vuole una sbut croquettine con cartoscicca? Io ho trovato il recept, вкусne. Ну, я думаю, это даже рецепт больше наш русский. Мора, кому май факузи? Метафора на луче. Странно, по-моему, на это видео, а маме. Странно. Va bene, ci proviamo. Ну, мы попробуем записать с телефона Фабио. Я просто parlando che stiamo cercando di capire come funziona questo telefono. Che io sono rimasta senza telefono. È come avergli tolto un braccio, mia moglie. Spostati che non mi vedono. Scusa, che io voglio stare vicino. Ecco, è come avergli tagliato un braccio. Va bene. Ok, schiacciamo le patate. E stasera facciamo? Croquettine di patate. Facciamo un bel crocchette di patate. Un bel aperitivo dalla birra. I croccantini su quelli che si danno al cane, diglielo. abbiamo un cagnolino, guarda, appena passata. Sì, 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 sì. Via. Eccoci qua. Cosa stai facendo ora? Ancora non abbiamo capito cosa dobbiamo fare, veramente. Non lo so, ma adesso delle crocchette, polpettine. C'è mille cose in mano. Non lo so, ha messo mille ingredienti, ma ancora non l'ho capito. Ma sicuramente sarà buono, sicuramente, perché io mi fido della mia bella, dolce e carissima mogliettina Amazzoni. Ah. Svengo. Lascio sul posto l'uomo, Reca, tuo complimento. Ну что, значит, мы решили сделать типа чипсов с картошечкой, с мукой. Положили туда дрожжи, яйцо, молочко. Я потом все напишу, опишу. Но сейчас уже нереально рассказывать, просто все, уже все замешано. И оставим, оставим нашу смесь на час-полтора. Немножко на 20. Quindi abbiamo messo dentro patate schiacciate, già pulite. Nel nostro caso abbiamo pulite con la buccia. Poi sì. Le abbiamo spucciate, sì. Le abbiamo schiacciate. Abbiamo messo con latte freddo, un po' di zucchero, un po' di lievito, un po' di farina, un uovo, sale e un po' di spezie varie, diciamo più verde sono meglio è. Sai che in Russia si usa molto una erba tipo fenocchio, fenocchio verde. Come si chiama? Fenocchio verde. Fenocchio verde. Fenocchietto verde. Volevo dirlo in russo, ma... No, in senso, si chiama in russo ukrop, scusa. Ah, ecco. Ukrop. Ukrop. Da noi si usa moltissimo. E объясняю, что у нас... скажем так, на российских просторах усваивается много зелени, скажем, больше даже, чем у них. У них как-то все базилик, ориган, сальвия, шалфей. У нас как больше укропчик, петрушечка, лучок. Se usa molto la cipollotto verde. Ok, sì. Specialmente in questo periodo. Vedi che l'ho messo lì. Io l'ho messo per bellezza. Così mi ricordo. Ce l'abbiamo sulla finestra. Così mi ricordo la Russia. Ok, via. Questo abbiamo messo a lievitare un po'. A lievitare. Okay. Ci vuole quanto tempo? Un'oretta, mi hai detto, amore? Sì, un'oretta ci vuole. Dopo aggiungiamo un'altra farina e un altro procedimento un po' particolare. Dunque. Invece con questa patata, scusami. Che è rimasta, sì. Abbiamo aggiunto anche qua un po' di curcuma, un po' di fenocchietto verde. Adesso mettiamo un po' di formaggio, tagliamo prosciuttino a cubettine o striscette. Striscette, perché sennò per cubettini ci vuole taglio grosso, ma non ce l'abbiamo. E facciamo tipo polpettine. Buone polpettine. Polpettine di patate, crocchette, quello che è.
Va bene. Croccantine. Croccantini sono quelli che si danno ai cani, però. Crocchette. Non lo so, cosa possiamo fare ancora? Niente, andiamo avanti un procedimento e noi ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo, ogni tanto facciamo un aperitivo, salutiamo qualcuno? Sì, facciamo un aperitivo, vogliamo salutare qualcuno? Aspetta. Sì, dai. Ci salutiamo? Hai qualche amico in Russia, amica in Russia? Salutiamo i nostri amici di Roma? Sì, come si chiama? Allora, salutiamo i nostri amici di Roma, che si chiama Irina. Valentina. Vitali. E Giulia. Un saluto a tutti allora. Ciao. A Roma. Alla vostra. Передаем привет нашим друзьям из Рима. Я вас очень люблю. Все будет хорошо. Sta facendo rumore, amore, è troppo grosse. Mamma mia, la finestra. Вот такая у нас пюрешка получилась. Мы смешали картошечку с яйцом, картошку отварную толченую с яйцом, немножко сольки, сыра. Так, сколько не жалко. Окей. Немножко укропчика. Вот мы сейчас добавим бекончика. И сейчас мы добавим лучка. Немножко. Amore, secondo te la... Dimmi. Cipolla ci sta dentro? Ma secondo me sì, gli dà un saporino in più, un tocco di classe in più glielo dà, secondo Ma me. Ma prima la soffriggiamo? Facciamo soffriggere? Ma secondo me quando friggiamo la crocchetta assieme, poi magari... Vabbè, oddio, puoi metterla già dentro un po'... Di solito cipolla si mette con patate quando sono crude, così ti dà un gusto... E allora mettiamola così, giusto un pochettino, la tritiamo un po', la mischiamo insieme. Tritiamo fine. Fine. Ok, aggiudicato. Ci tocca a te però. Sì, aspetta, va bene, dammi. Bene, questo è che io la lascio, scusa. No, questo è il grasso, amore. No, questo è grasso, no, questo va bene. No. Sì, perché mio marito deve fare fighetto, deve smagrire. Fa fighetto. Tutti i nutrizionisti al mondo dicono che il grasso del prosciutto... va evitato, colesterolo a manetta. Sì, ma tutti i nutrizionisti del mondo... Non ho sentito uno che dice il contrario. Quando mia moglie me lo farà sentire... Adesso l'hai sentito? Mettila dentro adesso. Tu devi ascoltare solo e tua moglie, non nutrizionista. Aspetta. Polpettine, crocchette, chiamiamo amore. Allora... Intruso. Non sto proprio. Non lo assaggiamo. Buono. Non è proprio caldo. Scotta ma buono. È una mosca garaccia, per la stessa di buccio così. Ma noi ci infestiamo con un cucino di vino. Non ci come dai, scusa. Giusto? Dai, c'è una croccantina russa? Sì. Con cipolla? Buone. Gusta. Dopo? A dopo. Sei закусочки, скажем так. Все те же ингредиенты, только с мукой. То есть здесь мука и дрожжи. Мы сейчас разогреваем маслица. Пока маслица разогревается, мы добавляем немножко муки еще сюда. Dopo un'ora che è stato un po' lievitato, no? Ok. Ora voglio pensare cosa abbiamo combinato. Cosa abbiamo combinato? Abbiamo praticamente fatto con lo stesso impasto. Oh, mica tanto. Qui c'è farina. Nelle altre crocchette non c'è farina, mi raccomando. Poi fa, non ci sono le cipolle. li stiamo confusionando, secondo me. Con la farina che è rimasta da nostre crocchettine, le mettiamo ancora qua. Mm.
Bene, amore, per fare spiegare senza confusionare. Mi prude il naso, amore. Oh! Mi hanno scesso. Possiamo dire che il nostro impasto con le patate è lievitato. Abbiamo aggiunto un po' di farina in più, perché se l'impasto è rimasto dopo un'ora, giustamente, più liquido. Ok, adesso mettiamo il sac à poche, mettiamo un buchino e friggiamo salsicciotti di patate. Salsicciotti di patate? Così c'è salsicciotti in russo? Kalbaski. Come? Kalbaski. Kalbaski. Kalbaski z kartoszki. Kalbaski z kartoszki. No, w общем, nasze kalbaski z kartoszki почти готовы. My sobie dodali jeszcze muki немножко. I teraz... Może czy sej? Daj. Piano. Eta. Ok. Dopo riprendiamo ancora. E voilà. Hai finito tutto? Vai. Vai. Mettila ancora un po'. Pittella di patate. Мы пробуем первый раз этот рецепт, так что не судите строго. Но, по-моему, у нас получается интересно. Даже интереснее, чем рецепт, из которого я взяла мою идею. То есть получается, что тесто, оно немножко жиденькое. Но мы его упаковали вот в мешочек, и вырезали дырочку, но оно, как сказать, слишком жидкое. Но жидкое это есть хорошо, потому что они надулись, получились как пончики. То есть не получится у нас такой линеечки, скажем так, с обрезанием ножиком или ножницем. А мне кажется, даже к лучшему, потому что так будет намного легче тесто. Ну, мы попробуем, посмотрим, что получится. Если что, добавим муки. No, stiamo dicendo che visto che stiamo facendo un esperimento, no? Non abbiamo messo tanta farina, nonostante che ci siamo accorti che l'impasto è un po' troppo liquido, ma secondo me è un bene, è ancora meglio. Amore, basta, togli tutti perché tra un secondo diventano tutte nere. Perché così diventano come frittellini, no? Si gonfiano. E saranno più leggere. Saranno più leggere. Vediamo. Magari casomai le mettiamo un po' più farina e facciamo un po' più. Vai ora. Aspetta. Mi raccomando, non fatti questo errore che facciamo noi, spegniamo e riaccendiamo, perché l'olio deve essere sempre uguale a temperatura. Bene, andiamo avanti. Vediamo cosa esce fuori.